Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Inter di Football, qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi. Siamo su... abbiamo fatto l'esordio in seconda divisione con una sconfitta che segna comunque perché, più che altro per l'impossibilità di giocare poi per mezza partita, quasi poco meno di mezza partita, poi l'avversario ha scelto di fare melina, scelta che ovviamente lo ha ripagato bene, è stato anche abbastanza bravo. E non siamo riusciti ovviamente a recuperare, abbiamo perso di misura. C'è da dire che ha fatto due gol in contropiede, ma la cosa più importante, che poi ovviamente è quello che conta, sono i nostri innumerevoli errori, soprattutto nel primo tempo. Tanti errori sotto porta che ci hanno portato ovviamente a trovarci in questa situazione. L'avversario che poi una volta che ha segnato si è chiuso e la partita l'avete potuta vedere. Dobbiamo ripartire da precisi 1500 punti, cerchiamo di ripartire, cerchiamo di dare una svolta diversa a questa seconda divisione. Terza divisione, Bayern Monaco. I nostri ragazzi che stanno piuttosto bene, Bissek in formissima, quasi quasi lo gioco. Barella che non sta bene, c'è Aslani pronto. Adesso giocare Aslani non mi spaventa, se devo dirla tutta. Al posto di Di Marco c'è Carlos Augusto, da provare. E io vorrei anche giocarmi Bissek, ragazzi, vi dico la verità. Chi togliamo? De Vrij o Pavard? Togliamo Pavard, mettiamo Bissek a destra e lo mettiamo anche in avanti per i calci d'angolo. Eccolo. Per il resto direi che ci siamo, andiamo a vedere il nostro avversario. Classico 4-3-3 con Mbappé, Vinicius Junior e Kane, quindi in realtà con una punta bella forte fisicamente al centro, con le ali super veloci, no, non Messi ma Vinicius Junior, e l'altro è Mbappé. Sarà il Bayern Monaco a battere questo calcio d'inizio. Invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Michi che deve andare a chiudere lo fa benissimo. Ancora Michi in chiusura. Slani qui poteva controllare meglio decisamente. Carlos Augusto bravo invece in questo intervento. Peccato che Miki non riesce a dare sta palla a Thuram. Bello questo anticipo di Aslani, che vede Marcus Thuram. Controllo così così. Allora attenzione al contropiede. Un po' avventato forse questo intervento di De Vrij in scivolata. Fuori gioco intanto invece di Mbappé c'era bastoni sulla marcatura. Di poco ma c'era. Io sono andato da bastoni ma poi non ho visto che Di Marco non c'era praticamente. Bissek che allarga per Dumfries. Non senza qualche problema Dumfries, ma se ne prova ad andare. Poi non riesce a passare il pallone, regala a Camavinga. Mamma mia, qui Bissek riesce a chiudere. La calcia su Dumfries, rimessa tra le per l'Inter. Niente, Dumfries non è scattato purtroppo, si è visto. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, ha tenuto su De Vrij in maniera incredibile. Il problema è che non è Mbappé, forse è l'unica cosa che ricordiamo magari al gioco. Mamma mia Lautaro che falciato. Parato un paio di dribbling il capitano per far svegliare l'Inter. Vorrei un centrocampista ricevere questo pallone, non De Vrij possibilmente. Dall'altro lato si salva bastoni. Qui bella l'imbucata di Miki per Thuram. Cercare
Bissek la mette al centro, addirittura la rovesciata, ma di De Vrij. Non era facile, sì, ma si poteva fare meglio. Per Miki che si infila. Carlos Augusto addirittura da quest'altro lato, che però fa quello che deve. Poi ancora Carlos Augusto che si propone. Attacco per Mkhitaryan. Aslani, Thuram, Miki. Cercare Ciala. E subisce fallo. Salta netto l'avversario. Dovrebbe essere De Ligt, se non erro. E allora, Çalhanoğlu. Che gol spettacolare! Che meraviglia! Che gol fantastico! Di che parliamo? Di che parliamo? E non ce l'ha fatta vedere. Punizione. Mua. Perfetta. Bravo Aslani. E bravo a seguire, a essere seguito Marcus Thuram, bravo il difensore più che altro. Mamma mia Dumfries. Mamma mia che errore. Mamma mia, ha spostato Sommer qui. Ancora un tiro. Doppio Sommer. Mamma mia, avevamo fatto un regalo, quindi non ho voluto spazzare e ho sbagliato. Diciamo, ho rimediato da solo con il buon intervento. Qui Sommer ci arriva. Proviamo ad andare direttamente da Lautaro in avanti, che appoggia Ciala che scende. Cercare Marcus Thuram che si infila. Che bello questo intervento di bastoni. Peccato perché... Ancora Aslani al recupero. Poi Çalhanoğlu. E qui sbaglia il passaggio. Vediamo se ci arriva bastone. Ci deve arrivare, perché altrimenti è sanguinoso questo pallone perso. Bellissima questa palla per Miki in aria. Provato a rientrare. Prevedibile la scelta. Bissek non riesce a chiudere. Ma no ragazzi, ho capito che Bissek è scarso, però mamma mia ragazzi, però c'è un altro gol assurdo. Ritardo qui Dumfries ancora. Non Ciala però, Ciala non è in ritardo. L'Inter non senza qualche difficoltà ne esce. C'era Lauti che si era proposto, alla fine va comunque sul pallone il capitano. Allaccio. Fuori aria sicuro, ma forse il giallo ci stava, è arrivato proprio... Sparato fortissimo. L'arbitro ha deciso di punire con il cartellino giallo il fallo commesso in precedenza. Vorrei provare a calciarla sta cosa. Ci devo provare, raga. Non ho niente da perderci. Ovviamente troppo sul portiere, dovevamo farla molto più stretta. No, non ti allontanare, ciao, Lauti. Çalhanoğlu ha calciato. Riceve palla da dietro. Passaggio al centro qui. Non era male l'idea. Ancora Carlos Augusto al recupero. Allora l'Inter va deviata. C'è ancora il capitano. Attacco per Carlos Augusto, però non corre. Non ci crede. Dai, basta che è tua. Infatti lo è. Provato a servire Mkhitaryan che si stava infilando bene, ma... Vediamo se c'è il tempo per l'ultima azione. Qui Bissek ancora in ritardo. Ancora per Marcus Thuram che non può sbagliare sotto porta, ragazzi. Non può.
Non può. Serve un sinistro. Soltanto uno dall'altra parte. Bissek a cercare questa sponda sul primo palo. Per Lauti! Perché non calcia Lauti, ragazzi? E poi calcia! Ed è 2-2 fortunati in questa, in questo frangente. Ma ci sta, abbiamo sbagliato un gol clamoroso sotto porta. 2-2. Partite comunque durissime, ragazzi. Per niente facile. Effettivamente le difese stanno facendo fatica a trovare contromisure. Questo lo si può dire sicuramente. Mamma mia, Aslani è arrivato. Ma non ci credo, ragazzi. Che azione dell'Inter. Poi Miki con un gran recupero. Ancora per Dumfries che non riesce a crossare. Bissek è completamente fuori posizione qui. Murato, poi Bissek che evita problemi, rilancia. C'è Lautaro. Riesce a proteggere questo pallone. Poi c'è la sbaglia qui. Qui capisce tutto Dumfries e riparte. Può andare palla al piede Dumfries. E questo passaggio per Ciala, diciamo che l'idea era buona, venuto, uscito fuori malissimo. Mamma mia, io ho già preso il portiere, la palla che era passata, con bastoni che non avevo anticipato, ce la siamo vista brutta qui. Non senza qualche rischio qui, ma alla fine la palla arriva a Carlos Augusto. Ancora 1-2. Di nuovo per Ciala. Deve essere fatto meglio questo passaggio. Carlos Augusto però recupera questo pallone. Altro errore, attenzione. Mamma mia, De Vrij, che anticipo. Questo mi segna di nuovo così. Ma meno male. Dai, Dumfries, non lo puoi prendere. E qui non, gli è andata male perché ha tirato col sinistro. Quindi sappiamo che il nostro avversario va... con ovviamente i campioni a rientrare e calciare. Secondo calcio d'angolo. 2 per la compagine avversaria. Palla filtrata per Neymar. Bastoni prova a rilanciare per Lautaro. Vediamo se riesce a fare la sponda. Non stavolta. Non ci vuole davvero niente per ribaltare la situazione. Dove vai, Lauti? Perché ti nascondi? Torres. È andato Fernando Torres. Mamma mia, altro tiro da lontano. Ancora Sommer. Però sono un paio di minuti che l'Inter sta dormendo un po'. Calcio di punizione. Bravo Bellingham. Da girare l'intervento di Mkhitaryan. Meno male che è fuori area, tra l'altro, ragazzi. Brutta questa punizione. Tra l'altro anche centrale. Avevo sposato il portiere, ma... non che ce ne fosse bisogno. Raga, ma ditemi voi, io a chi devo darla? Mamma mia. Non senza qualche brivido. De Vrij che poi l'alza, cercare il Mkhitaryan. Anticipato. Sta palla che arriva Buona questa giocata tra Ciala Bastoni e Carlos Augusto. Ancora un altro pallone sbagliato. Mamma mia, ancora questo controllo. Alzata per Marcus Thuram. Riesce a servire Lauti. Ma non Ciala. Ancora altro tiro. In due tempi Sommer. Prova ad andare poi da Miki. Per... Dumfries, che è qui, siamo fatti leggere proprio come dei polli, poi bravo Aslani.
Passa questa palla. Per l'out in aria. Non ci credo, raga, non ci credo. C'è Miki che è rimasto. Fallo qui. Si continua a regolare il vantaggio. Dumfries la mette al centro. Sta arrivando Lautaro. Non era male l'incornata del capitano. Qui andava fatta in profondità sto passaggio. Ma non ci credo, raga, uguale di nuovo. Abbiamo preso il terzo gol uguale. E qui Bissek si vede che. Ancora per Bastoni. Turam! No, raga. No, raga, vi prego, però. No, raga, vi prego. Non si può proprio accettare questa cosa qua. Non si può proprio, veramente. Abbiamo preso dei gol assurdi. Capisco che il mio problema è anche voler ostinarmi a giocare con gente come Bissek, però. Dai, dai, Aslani, ti prego. Qui mi sa che anche lui vuole tenere questa palla. Raga, di nuovo. Sempre la sensazione. È incredibile come non riusciamo a togliere il pallone a questi giocatori. Io capisco Bissek, ma ci è capitato anche con De Vrij. Mi sa che c'è proprio il tempo per l'ultima azione. Non c'è manco il tempo. Un'altra sconfitta, ragazzi, che arriva. Abbiamo preso. Io non lo so, ragazzi, veramente. Tre gol fotocopia. Palla al giocatore spalla alla porta, si gira, calcia gol. Mamma mia. Mamma mia, volevo vedere le statistiche, ma eccole qua. Non sta per stare comunque attirato, non gli si può manco dire nulla. Noi tanti errori ancora una volta sotto porta, forse di meno rispetto alla partita precedente. Sta di fatto che perdiamo un'altra partita e scendiamo in divisione 3. Retrocessione incredibile, due sconfitte di fila che penso non facevamo da una vita. Avversario che. Per l'amor del cielo, arriva anche in prima. Ma onestamente, contro il quale non mi sento di dire che abbiamo giocato sicuramente peggio. Ma non mi sento di essere di dire che eravamo inferiori a questo avversario. Incredibile, ragazzi. Io veramente non ho parole. Dura, dura, dura. Un'altra sconfitta che arriva inaspettata. Vi dico la verità. Forse questa un po' più meritata rispetto a quella della partita di prima, ma sti fatto che riscendiamo in terza divisione, male, male, male. Comincia a diventare dura questa scalata e forse questa stagione sarà la più difficile di quelle viste finora. Ragazzi, è tutto per l'episodio di oggi, vi ringrazio per aver guardato, ci vediamo alla prossima.